Allora, innanzitutto vi porto i saluti del direttore greco e li porto al professor Sergi. Dopo Christian insomma, non si sente tanto bene stasera e quindi faccio io le sue veci. E, innanzitutto, una parola sul nostro ospite, che è il professor Giuseppe Sergi. Insomma, questa è un'occasione per me particolarmente, cioè, gradita, perché io sono uno che crede profondamente nel confronto, in un approccio comparativo allo studio delle società. Credo che se noi ci egittologi ci focalizziamo soltanto sul nostro giardinetto, che spesso è anche molto più piccolo dell'Egitto faraonico ed è una specialità linguistica o archeologica, un periodo o anche qualcosa di anche più ristretto. Ecco, credo che noi facciamo soltanto una parte del nostro, diciamo, di quello che ci tocca fare per restituire qualcosa al nostro pubblico di lettori o anche di visitatori di museo. Credo che ogni tanto fare un passo indietro e abbracciare una fetta più grande di realtà con lo sguardo e anche confrontarsi con i metodi degli altri sia proprio vitale. E quindi abbiamo invitato Giuseppe e Sergi a tenere questa conferenza congiunta e con grande gioia lui ha accettato. E quindi adesso io, facendo le veci del mio direttore Christian Greco, lo presento. È stato professore emerito di storia medievale all'Università di Torino e docente in vari dottorati in Italia e all'estero. Socio nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino, è componente del direttivo del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto, direttore del Bollettino Storico Bibliografico Subalpino e fa parte dei comitati scientifici dell'Indice dei Libri del Mese e di 7 riviste storiche internazionali. È autore della più venduta sintesi di storia medievale, L'idea di Medioevo, che è un libro che ho avuto anche il piacere, insomma, di studiare proprio recentemente anche per la preparazione per questa conferenza, tradotta in Francia e in Spagna, che è un libro che, diciamo, adatto anche al pubblico interessato, al pubblico appassionato, quindi io penso che è agile anche, per cui è una qualcosa che, diciamo, io personalmente l'ho trovato un'utilissima introduzione. Con Renato Bordone è stato autore del trattato 10 secoli di Medioevo, 2009. La stratificazione sociale del Medioevo europeo è oggetto del suo recente libro Gerarchie in movimento, 2013, mentre di metodo storico si è occupato in Antidoti all'abuso della storia, 2010, e in Soglie del Medioevo, 2016. E io mi presento più brevemente, anche perché sono a casa mia e non devo stare, quindi io sono. E inoltre non ho una bibliografia così nutrita da mettere in campo. Sono Federico Pull, curatore al Museo Egizio, e egittologo e autore di qualche articolo in cui mi sono occupato della questione molto complessa della schiavitù, punto interrogativo, nell'antico Egitto. E con questo direi che possiamo quindi iniziare. Allora, perché un egittologo è un medievista? Perché un egittologo, diciamo, ha interesse a confrontarsi con il medievista? Ma perché il Medioevo ha rappresentato un po' un paradigma per alcuni concetti, che possiamo definire in senso lato sociologici. Alcuni termini usati dagli storici del Medioevo sono poi stati prestati o addirittura donati a altre discipline, fra cui l'egittologia, perché forse tra di voi ci sono diversi egittologi e svariati appassionati di egittologia, forse avete sentito parlare del primo periodo intermedio oppure anche della fine dell'antico regno,
anche della prima parte del Medio Regno come un periodo segnato da una forma di feudalesimo. Ecco un termine che ha avuto una fortuna enorme al di fuori, diciamo, dell'ambito in cui è nato. E altro termine che è più strettamente legato al tema della conferenza di stasera è la corvée. La corvée è un termine che per l'Egitto è stato usato e anche, direi, senz'altro abusato per riferirsi a certe forme di prestazioni di lavoro. Quindi io vorrei allora fare un tanto una premessa teorica. Il campo è vasto, procederemo un po' per grosse fette di discorso, con esempi semplici, senza vogliamo percorrere, fare una, vogliamo parlare di diverse cose, cercheremo di farla in maniera più schematica possibile. Uno dei problemi che è sorto è che per me si è presentato, quando ho cominciato a interessarmi di servitù, schiavitù nell'antico Egitto, è quello della terminologia. Allora, per dirla veramente molto molto in breve, io ho trovato sempre insoddisfacente un paradigma della schiavitù basato sul diritto romano. Se andate a leggere i vecchi scritti di Gardiner, dove nel momento in cui si parla di schiavitù, o anche un libro di Bakir del 1952, chiamano sempre in causa il diritto romano. Cioè la schiavitù è una condizione giuridica. Allora, qui credo che sia una maniera che ha un po' le gambe corte di vedere una realtà sociale. La schiavitù è una realtà sociale, le leggi vengono dopo. E questo credo che sia un approccio che si possa estendere allo studio di fenomeni sociologici al di là di quello della schiavitù. Sto semplificando un discorso che meriterebbe forse anche più parole, ma mi sarete grati di questo. Nel caso dello schiavo, più che una giurisdizione che è variegata, ci sono molti possibili diritti per uno schiavo, molti possibili status legali, è utile invece cercare di guardare cosa hanno in comune le società che definiamo schiavistiche. E io direi che un utile punto di partenza possa essere l'etimologia. Da dove viene la parola schiavo? La parola schiavo, e questo è molto significativo, è un etnonimo, è il nome di un popolo. È la stessa parola, vediamo un po' se riesco, ecco, lo sapevo. Ok, ho preso familiarità col mezzo. Allora, è la stessa è la parola da cui viene la parola slavo. Perché, diciamo, in epoca bizantina, gli schiavi si andavano a procurare molto spesso nelle popolazioni slave, e quindi è passato dal greco sclavoi, si passa al latino medievale sclavus, da cui la parola, così come la conosciamo. È un etnonimo. Anche in altre lingue succede questa cosa, che il nome di schiavo è il nome di uno straniero, di una particolare popolazione. Questo, in realtà, se andiamo a guardare le società schiavistiche, vediamo che sono società di cattura. Oppure, se non sono società di cattura, sono società che hanno qualcuno che cattura per loro. Le grandi società di cattura sono per il mondo romano innanzitutto. Le grandi società che invece acquistano, ma si basano su una, tra, su una tra, la, la cui tratta si basa su una cattura in loco, è per esempio lo schiavismo americano, dove si innesta sulla schiavitù, una schiavitù africana preesistente che dura da tantissimi secoli. Quindi questo è, e non, questo non lo dico io ho trovato, diciamo, per una certa letteratura che guarda la materialità dei rapporti sociali più prima che al diritto, che nella conseguenza e non la causa, ecco, questo è un approccio più
diciamo, più valido per comprendere il fenomeno della schiavitù. Ma non basta catturare delle persone e portarle. Questo deve diventare sistematica, diciamo, l'appropriazione delle persone. Deve diventare una necessità, un qualcosa che si ripete, deve diventare sistema perché si possa parlare di schiavitù, perché altrimenti se è occasionale si avrà un'integrazione alla fine del prigioniero e non nascerà uno statuto distinto. Il libro, secondo me, in cui c'è l'analisi più penetrante è quella di Claude Meyassou, che ha fatto un'analisi della schiavitù in particolare africana, in cui trovate in maniera molto più articolata questi principi. Quindi il fatto che lo straniero è sradicato, non ha una famiglia, non ha, dipende completamente dal padrone, è quello che lo rende vendibile, è quello che lo rende soggiogato. Cioè in questo sradicamento, nell'alienazione dello schiavo, che si produce la sua condizione. Questa condizione è molto difficile che si determini se si riducono in schiavitù gli indigeni. E mi è piaciuto trovare un passaggio del medievista Georges Duby, dove anche lui parla di questo aspetto, della riproduzione debole dello schiavo. Cioè, in sostanza, ecco, questo è il concetto che dobbiamo afferrare, quello di riproduzione sociale. Non c'è bisogno soltanto che i lavoratori producano, che ci sia un lavoro. È importante anche che si riproducono, che abbiano delle famiglie, allevino bambini, questi bambini crescono e prendono il posto poi dei genitori, via via. Quindi c'è un bisogno di un qualche tipo di struttura che permetta di riprodurre il produttore. Là, con un termine un po' inquietante, Claude Meyassou parla per la schiavitù di riproduzione extrauterina. Cioè questo, non è inefficiente come spesso viene descritta la schiavitù. La schiavitù è un sistema che ha il suo punto di forza nel fatto che non devi aspettare, non devi nutrire il bambino finché non ha 10 o 12 anni o quello che è ed è pronto a lavorare. È in energia disponibile subito, e questo aspetto è servito agli sicuramente in Egitto più volte. Se poi abbia generato una schiavitù nel senso, diciamo, radicato del termine, questo è tutto un altro paio di maniche, però questo aspetto sicuramente, come vedremo, lo possiamo rintracciare. E infine, un'ultima parola e poi passo la parola a Giuseppe Sergi. La schiavitù è anche un sistema che è tendenzialmente instabile, cioè richiede, poiché si basa su la predazione, in sostanza, su un qualcosa che poi va a intaccare anche le società ai danni delle quali si esercita. E poiché poi le persone installate nel loro nuovo paese, che fra virgolette li accoglie, poi vengono comunque, poi alla fine vengono a formare in qualche modo, tendono a formare delle comunità, la sua evoluzione naturale è l'accasamento dello schiavo, che diventa poi, dopo la condizione di schiavitù si tramuta poi in condizione di servaggio, cioè persone che invece vivono in un luogo, sono legate alla terra, a un signore, allevano i loro bambini che diventano servi a loro volta, e non c'è più bisogno per questa società, oppure perché non ne ha più i mezzi di farlo, si crea un nuovo rapporto di sfruttamento che è di natura diversa, ma deriva da quello. Quindi c'è questo collegamento anche, diciamo, genetico potenziale fra la schiavitù e il selvaggio, ma nel caso del Medioevo in realtà mi sembra che si possa dire che è proprio andata così, che ci sia stato questo tipo di evoluzione. Sì, funziona. L'Europa medievale in realtà non conosce questo tipo di schiavitù,
In parte perché era tutt'uno con una nozione di societas cristiana. L'Europa medievale sentiva di dover obbedire molto a dei precetti di carattere religioso e riprendeva delle idee di libertà che erano di libertà personale, che si ritrovano, questo è un dato interessante, si ritrovano in quelle reinterpretazioni del diritto romano che Federico ha citato prima come fin troppo condizionante le definizioni che di solito diamo di schiavitù. Queste riprese sono abbastanza note, sono le leggi dei Franchi, la Lex Salica, la legge dei Burgundi, la legge dei Bavari, la legge dei Longobardi, la legge dei Visigoti di Spagna. Sono leggi in cui l'insistenza sulla primigenia libertà del singolo abitante è un'insistenza che allontana dal punto di vista delle controversie, perché è chiaro che queste leggi servono soprattutto nei momenti delle controversie, allontana dall'idea della schiavitù antica. Cioè, schiavitù antica dell'antica Roma, se vogliamo andare alle radici della realtà di cui parlo io, cioè il Medioevo europeo, e però la schiavitù si trova in tutte le società schiavistiche definibili in senso generale, definibili in senso sociologico, come abbiamo sentito subito spiegare. Cosa vuol dire la diversità rispetto a quelle società schiavistiche e allo schiavo? A differenza, lo schiavo del mondo romano era un lavoratore, oggetto, animale praticamente, completamente posseduto da un padrone e oggetto di compravendita, normale oggetto di compravendita. Ecco, questo tipo di ruolo sociale nel Medioevo non c'è più. Non c'è più, come ci spiega quello che forse è il maggiore esperto italiano di schiavitù, servitù in età medievale, che è Francesco Panero, non c'è più. E quello che noi ritroviamo e a cui anche le fonti applicano normalmente la definizione servo, anziché schiavo, è composto da chi? È composto da discendenti di quegli schiavi antichi. I discendenti tendono a finire in questa categoria che vedremo fra poco come è regolamentata, meno pesante, ma altrettanto limitante, del servaggio. Oppure possono essere anche prigionieri di guerra. Il Medioevo pieno conosce pochissimo la riduzione in schiavitù da parte dei vincitori. Carlo Magno fa strage di Sassoni, ma non fa tanti prigionieri, quindi non è una fonte, e poi era adatta come fonte di reclutamento dei veri schiavi, non è tanto adatta a questa figura intermedia di cui io mi trovo a parlare, ma a dover parlare, perché questa è la realtà dei secoli di cui mi occupo io. La condizione anche di quei pochi prigionieri di guerra che c'erano era una condizione che finiva, come quella dei discendenti degli schiavi antichi, per essere rapidamente assimilata a quella del servaggio medievale. Di fronte a queste pochissime informazioni di base che sto fornendo, si capisce come, in modo assolutamente non evolutivo e non sequenziale, più o meno tutti sappiamo, con quei pochi elementi che abbiamo in mano, tutti sappiamo quanto invece ci sia stata una ripresa della schiavitù vera e propria in età moderna, dopo il Medioevo, con l'ampliamento verso i nuovi mondi e con quella tratta degli schiavi che senza dubbio è una caratteristica più dei periodi successivi, molto successivi a quelli di Federico e molto successivi anche ai miei, che rischiano di deformare la nostra lettura dei secoli precedenti, che in particolare quelli medievali conoscono ben poco quella condizione. Detto questo, il servo medievale è comunque un non libero, è un non libero a disposizione del padrone che gli imponeva dei vincoli molto rigidi, ne ricordo due. Uno era quello, l'obbligo di sposarsi con
una serva dello stesso padrone. Questo per una ragione che è stata in realtà già accennata. Era molto importante che si sapesse di chi erano poi quei figli servi che sarebbero nati dalla nuova unione. Quindi il servo, se voleva sposarsi con una serva di altro padrone, doveva pagare il foris maritagium, che è diventato piuttosto famoso, come molti altri diritti consuetudinari medievali, è diventato famoso con un nome francese, cioè il for mariage. Questo perché? Perché quasi tutte queste consuetudini sono state poi raccolte da giuristi. Quelli francesi si sono occupati di più di queste consuetudini rispetto invece a quelli della scuola di Bologna, ai giuristi italiani che invece hanno lavorato di più sul diritto romano, cioè sul cosiddetto diritto comune, comune a tutte le genti, non il cosiddetto ius proprium, che erano invece le consuetudini di cui stiamo parlando adesso. Quindi il foris maritagium è diventato famoso con la francesizzazione for mariage. Tra l'altro, per inciso, gli equivoci su questo for mariage sono quelli che sono all'origine di una illusione clamorosa, illusione dei signori ovviamente, ma anche deformazione della cultura comune, cioè la convinzione che fosse esistito uno ius prime noctis. Lo ius prime noctis non è mai esistito, è una delle tante cose contro cui noi medievisti dobbiamo combattere, però è la presenza di questa ptassa, questo for mariage, che è stata equivocata qualche volta, è stata equivocata soprattutto da eruditi del 6-700 che hanno pensato che for mariage volesse dire pagare per sottrarre la propria moglie allo ius prime noctis. Invece no, si pagava semplicemente per avere il diritto di sposare una serva di padrone diverso. L'altro vincolo a cui erano soggettati i servi era l'impossibilità di lasciare eredità ai propri figli. Il piccolo patrimonio che un servo riusciva ad accumulare, spesso era un patrimonio modesto, ma di solito c'era, si chiamava peculio, esattamente come nel caso degli schiavi romani, in questo caso. Quando un servo moriva, ciò che era riuscito ad accumulare, ricordiamo che stiamo parlando di una società dove la circolazione monetaria c'è. Quindi se un servo riesce a coltivare un po' di terra ai margini di quella che gli è stata assegnata dal padrone, i frutti di quella terra li tiene per sé, riesce a vendere sul mercato una parte di prodotti, e anche questo in una società dove la circolazione monetaria c'è ed è significativa, anche qui a differenza di quello che normalmente non si creda, può aiutare a costituire questo peculio, che però si perde, a meno che non venga abilmente nascosto, si perde nel passaggio ereditario. Quindi questi due sono i due vincoli più importanti, se no non si capirebbe perché, e ne parleremo fra poco, i servi medievali ci tenessero così tanto a essere affrancati. È ovvio che essere affrancati vuol dire liberarsi da imposizioni che i liberi non hanno. Ripasso la parola al mio amico egittolo. Okay. Bene, allora, tanto è molto interessante che ci sia questa preoccupazione anche non solo per la riproduzione dei propri lavoratori tramite l'istituto del for mariage. Io credo che questo qualcosa di simile al servaggio sia stata una delle strutture portanti dell'economia egiziana attraverso i secoli. È un po' più difficile però descrivere il funzionamento della dipendenza in Egitto per il carattere proprio delle nostre fonti. Cioè noi egittologi lavoriamo più distanti e con fonti che possono superficialmente sembrare piuttosto abbondanti, ma se pensiamo che sono disseminate su 3.000 anni di storia, non lo sono affatto, e spesso indebitamente usiamo insieme evidenze che sono di vari secoli di distanza. Però mi sento
anche di vedere una differenza importante con la con il Medioevo, ed è che no, il Signore non ha lo stesso peso, non c'è, cioè il rapporto a livello ideologico, perché poi la sostanza è spesso una cosa diversa. L'ideologia dissimula a volte un potere che resta sotto traccia, invisibile, ma non per questo è meno reale. Ecco, ma a livello ideologico la terra e gli uomini appartengono alla corona, al re. Questa è la corona che poi li concede ai templi, quindi poi diventa terra del Dio, quindi c'è questo, e non c'è un'aristocrazia che ha, l'aristocrazia in realtà è composta da funzionari, cioè loro sono quello che sono non perché posseggono terre, perché sono ricchi, ma sono ricchi perché loro si sono resi utili al faraone e ne hanno avuto una posizione importante, i beni di cui dispongono, le persone di cui dispongono. Ecco, allora diciamo subito che la società egiziana non è una società schiavista, anche perché non è una società che si basa principalmente su quel tipo di lavoro lì, ma non ci sono anche le condizioni proprio geografico-politiche, nel senso che è un paese che è separato dai suoi vicini a est, insomma c'è un deserto comunque da attraversare, a sud della Nubia c'è un lungo corridoio, diciamo, con popolazione scarsa. Quindi in Egitto c'è una presenza di manodopera che viene regolarmente menzionata nei documenti, cioè si parla sempre del non so, per esempio il tempio o le case con le sue terre e i suoi uomini variamente definiti, queste persone subordinate sono variamente definite. In molti casi, anche se non è visibile la documentazione, penso che si debba pensare a un villaggio, cioè strutture che si riproducono, dove la popolazione rurale si riproduce non solo con le sue, ma biologicamente, ma con i suoi saperi, con le sue soggezioni, con i suoi vincoli rispetto al padre. Quindi la riproduzione sociale, anche questo preso in prestito da Claude Meillassoux, la riproduzione sociale, non mera riproduzione biologica. E ecco, se non voglio entrare neanche troppo, la documentazione è varia e ricca, ma ci porterebbe lontano a entrare nel merito di dei rapporti, delle varie forme di possibile servaggio che intuiamo dalla documentazione. Diciamo che quando vengono assegnati campi a un tempio, vengono assegnate persone, io suppongo che in molti casi queste persone siano già lì, sono le persone che abitano quelle zone, che sono a questo punto, quindi è quasi una forma di tassazione in forma di percentuale sul prodotto, in forma di prestazione di lavoro che viene esatta. Quindi noi per esempio abbiamo qui a Torino questa statua del faraone Horemheb e della regina Mutnegemet, che dietro ha il testo dell'incoronazione di Horemheb, in cui lui parla di come lui restaura il paese, assegna a principalmente ai soldati dell'esercito funzioni nei templi e assegna ai templi delle terre. Non menziona le persone, perché le persone evidentemente ci dovevano già essere. Allora, se in Egitto c'è una forma di vincolo alla terra, un'esazione sui villaggi, c'è una forma di servaggio, perché si parla di schiavitù per l'Egitto? Perché nella Bibbia leggiamo che l'Egitto è Bet Abadim, è la casa della schiavitù? Beh, perché con tutte le virgolette, perché certo non prendiamo la lettera la storia di Mosè e dell'esilio del popolo in Egitto, però è una rielaborazione, diciamo, a livello mitologico leggendario, di una realtà che è quella che l'Egitto è comunque un paese che rientra in quella definizione di nazione predatoria che leggiamo nelle parole di Georges Duby. E comunque l'Egitto, quando va e va regolarmente a far bottino,
non porta soltanto l'oro, l'argento, i cavalli, ma porta sempre e al primo posto spesso le persone. Perché le porta? Questa è la domanda importante. Però prima di arrivarci volevo farvi un attimo soffermarmi su delle immagini di lavoratori, tra l'altro che non sono anonimi. Questi qua leggiamo proprio i loro nomi. Sono voi, per quelli che conoscono il museo, molti di voi l'avranno riconosciuta, questa è la tomba di Iti, siamo intorno, per fare cifra tonda, un po' prima del 2000 avanti Cristo, e questi sono i personaggi del suo dominio, della sua jet, che portano il grano al granaio, quei personaggi che montano la scala. E abbiamo un esempio della maniera molto neutrale in cui sono definiti. Ecco qua, questo è una ci avviciniamo all'immagine, leggiamo Nijet Iker. Ho dimenticato di scrivere determinativo, c'è un omino sotto che me ne accorgo adesso, va bene. Quel geroglifico, l'ultimo geroglifico è un omino. L'appartenente alla tenuta, è uno che appartiene a qualcuno, punto, non c'è bisogno di specificare, non è né schiavo né servo, non c'è la definizione giuridica. Questo tipo di espressione, che non ha bisogno di catalogare gli esseri umani a fondo, è molto comune in realtà nel vocabolario egiziano, e vi ricordo soltanto che un appartenente alla tenuta può anche essere un signore piuttosto potente, se per quelli che conoscono il racconto dell'Oasite eloquente, il contadino che viene vessato da un tipaccio che si chiama Nemti Nehet è un uomo facoltoso, ma è un Nijet, come il nostro povero Iker che sta qua a portare il grano per Iti qui al museo. Quindi c'è a volte la terminologia egiziana è indifferenziata, non ci permette di cogliere le sfumature dei rapporti di potere. Altre volte siamo più fortunati. Questa è l'espressione meret, che è molto comune, dipendenti, servi. Anche qui, di solito, sono persone che sono legate alla terra, persone che appartengono alla tenuta, persone che lavorano per il tempio, persone che non sono schiavi, ma sono in una qualche condizione di servaggio. Esiste anche, quello che vi dicevo prima, questo aspetto predatorio dello Stato egiziano, questo interesse nel portare braccia pronte al lavoro da fuori. E questo è il più antico documento storico dell'egittologia, proprio il primo documento, quindi consideriamo, diciamo, in qualche maniera proprio all'inizio della storia egiziana. La paletta di re Narmer è un'immagine topica, è un'immagine proprio tradizionale che troviamo dal 3000 avanti Cristo fino al 200 dopo. Il faraone che colpisce il vile straniero. Però il faraone fa anche un'altra cosa, perché il faraone, nel crittogramma che vedete sopra, guardate sopra la testa dell'uomo barbuto in ginocchio, c'è uno che ha la stessa barba, che viene condotto da un falco. Questo è un crittogramma, si legge: Horus, il re dell'Egitto, conduce prigionieri gli abitanti delle paludi. Queste paludi che forse potrebbe essere ancora una cosa interna all'Egitto, nel momento in cui l'Egitto non è ancora unificato, noi non sappiamo chi siano questi, però è un motivo che poi si ripete. Il re è colui che conduce i prigionieri. E dopo i prigionieri viene il bestiame di solito. Cioè, prima le persone e poi il bestiame, in un ordine proprio canonico. Fra l'altro io farei anche notare che il bestiame è una forma di investimento, perché il problema è a che servono queste braccia fresche? Ma servono perché sono già pronte a lavorare. Noi stiamo appropriando, nel momento in cui noi ci portiamo a casa i prigionieri, noi ci stiamo appropriando in un colpo solo di tutto il lavoro che è stato fatto per nutrirli, per farli crescere, per portarli all'età di lavorare, senza dovere noi fare quell'investimento. In un colpo solo ce ne stiamo
appropriando, così come ci stiamo appropriando di tutto quel grano che si è mangiato la vacca, il toro, tutto il nutrimento del bestiame, è una fonte di arricchimento istantaneo. E quindi, anche se è faticoso, se è impegnativo, bisogna organizzare le spedizioni militari, andare lontano dai confini dell'Egitto, ne vale la pena, anche per altri motivi, non sicuramente sono solo quello del bottino, però c'è questo aspetto che troviamo regolarmente. Questo è un bellissimo rilievo da Bologna, che ha una risuona sinistramente se pensiamo se guardiamo, ci fa pensare un po' alla tratta, diciamo, è un'impressione, perché appunto hanno tratti del Negroidi, diciamo, i personaggi raffigurati sono i funzionari dell'esercito che controllano i prigionieri, li presentano al loro capo, e ce n'è uno che scrive, che prende nota, fa il conto, perché a volte li detatuavano anche, il marchio, la marchiatura è conosciuta in Egitto, proprio in questo contesto. In basso, nella tomba di Rekhmire, vediamo la stessa cosa, contabilità dei prigionieri, che succede a questi prigionieri? Vengono destinati nella tomba di Rekhmire al Tempio. Quindi, in questo caso, il Tempio non si affida a chi giace, alle contadini presenti sul suo territorio, ma ha delle terre proprie che mette a coltivazione con una manodopera, fra virgolette, immigrata, cioè portata forzosamente, deportata per lavorare i templi. È una cosa tipica di un'epoca della storia egiziana che chiamiamo il Nuovo Regno, 1500-1100 a.C. per fare cifra tonda, che è un'epoca di proiezione imperiale dell'Egitto, l'epoca più imperialista della storia egiziana, dove questo aspetto dell'apporto di prigionieri è molto forte, e la parola comincia a essere usata sempre di più, è hemu, che è una parola che sembra un po' più tecnica, perché regolarmente associata con gli stranieri, non solo, ricorre anche in documenti che si riferiscono a stranieri in mano privata, cioè nasce un altro fenomeno che è la persona che ha dei servi, degli hemu, e li ha comprati. Cioè c'è anche un mercato, comunque anche il Vicino Oriente a questo punto il Vicino Oriente è pieno di società fortemente schiaviste, ci sono questi mercanti siriani, per esempio, che vendono, a cui tu dai dell'argento, dei vasi d'oro, in cambio di una schiava. Abbiamo vari papiri che ci parlano di questo. Questo documento è qui a Torino, è qui in deposito da noi, e qui Amenhao lascia ai figli nove schiavi, e quattro invece li dà alla seconda moglie, quindi vengono anche in qualche maniera ereditati. Allora, non voglio però nascondervi che noi non siamo ancora su questo, la schiavitù in antico Egitto, il punto interrogativo deve rimanere, esiste anche una scuola, diciamo, negazionista, tra virgolette, rispetto alla schiavitù in egittologia, di cui il capofila è Bernadette Menu, che dice in tutti questi casi si sta vendendo il lavoro del servo, ma non è il servo stesso che viene venduto. È una schiavitù illusoria, secondo lei. Secondo l'Egitto non esiste la schiavitù e basta. Io credo che ci siano argomenti per fare un approfondimento di indagine e cercare invece di capire se a un certo, in quei secoli almeno, non possiamo parlare di una vera e propria schiavitù. La sua idea, ecco, l'idea di questa studiosa Bernadette Menu, che è una studiosa importante, ha fatto tanti libri su vari aspetti di diritto egiziano, è un paradigma molto, molto giuridico. Ecco, la sua tesi è che tutti questi stranieri catturati in guerra, che arrivavano, sono migliaia, abbiamo un conteggio di 80-90 mila sotto Amenofi II, è che tutti questi stranieri fossero poi ben presto integrati, cioè rieducati, come noi non riusciamo neanche noi a fare con i nostri immigrati. Loro invece loro hanno proprio in brevissimo tempo venivano in qualche maniera egizianizzati e si mischiavano alla popolazione rurale. A me sembra una visione un po' ottimistica, che non tiene conto di tutti i vantaggi che si può avere
invece impedendo a questo tipo di persona l'accesso ai pieni diritti, fra virgolette, di un normale egiziano di classe bassa, cioè farli rimanere stranieri, rimanere alienati, secondo me poteva portare un vantaggio strategico. Insomma, è una cosa che è un discorso che vale la pena di approfondire. Questo è un altro termine usato per la schiavitù. E in sostanza, ecco, concludo questa parte che era più lunga anche del mio discorso con un po' un riferimento a quello che ho chiamato la vulgata accademica nella presentazione di questa conferenza. Cioè, esistono due vulgate sulla schiavitù nell'antico Egitto. Una è quella che gli egiziani usavano gli schiavi per costruire le piramidi, no? E questa le nostre guide qui al museo giustamente dicono: guardate che non è così. Però esiste una vulgata accademica, cioè esiste fra gli studiosi questa idea che la schiavitù in Egitto in sostanza non esiste. E questa è una posizione, secondo me, che ecco, andrebbe, bisogna andarci molto cauti. Invece la risposta è la schiavitù in Egitto è un problema aperto. Questa è anche rispetto alle piramidi, più tardi vi accennerò un altro fatto, diciamo, interessante rispetto a quelle che sono quella che è la vulgata accademica rispetto alla costruzione delle piramidi. Ma adesso invece vorrei sentire Giuseppe. Ma io devo fare i complimenti agli egittologi perché sono riusciti a creare una vulgata accademica comunque. I medievisti non ci sono assolutamente riusciti, esiste solo una vulgata, proprio in senso etimologico, e gli accademici non riescono a corrodere quasi per niente. Perché esistono due sociologhe esperte di teoria della conoscenza di Padova che hanno detto che uno stereotipo si può combattere solo con un controstereotipo. Quindi, se non altro, la vulgata accademica del fatto che gli schiavi non sono stati affatto vulgata accademica in cui sono caduto anch'io, credo, sì, prima di conoscere te, gli schiavi non sono stati affatto coinvolti nella costruzione delle piramidi, forse corrisponde al controstereotipo auspicato. Cioè, se non altro, riapre la discussione, no? Mentre noi ci troviamo, appunto, adesso ne affronto uno subito, a proposito di vulgate e di stereotipi, è quello dei servi della gleba. C'è una categoria che è stata, non è che sia stata inventata, adesso vedremo, comunque è stata gonfiata a dismisura e per lo più fraintesa, che è la categoria dei servi della gleba, che si potrebbe persino dire che non esistono, però sarebbe esagerato. Questi servi della gleba sarebbero vincolati alla terra, ma non soggetti a quelle altre limitazioni di libertà di cui ho parlato prima. Qual è il difetto del concetto di servo della gleba, che ha avuto un enorme successo sia nella storiografia marxista, sia nella storiografia liberale, che in moltissimi casi, in moltissimi aspetti hanno avuto delle notevoli coincidenze. Il difetto è che sia finito per pensare che tutto il servaggio medievale di cui ho parlato prima consistesse in questo. Sono degli echi di legislazione tardoantica, diocleziano, cioè l'idea di questo vincolare le persone al mestiere che facevano i padri e quindi alla terra, nel caso del mestiere dei contadini. Allora, non voglio essere negazionista perché non voglio proporre dei controstereotipi, però c'erano sì dei contadini che si chiamavano adscriptici, che nelle fonti sono chiamati adscriptici, cioè dei coloni che erano in pratica una sorta di valore aggiunto delle terre. Quando le terre venivano comprate, vendute, donate, spesso lo si faceva o insieme con dei servi veri e propri.
oppure, per questo dicevo valore aggiunto, anche dei liberi che però si diceva stanno lì, hanno dei contratti di lunga durata, e questi esistono. Esistono, però non sono servi. Sono definiti tardivamente da giuristi del secolo XII e XIII, i quali per le classificazioni sociali, così come per il feudo, sono all'origine di quasi tutti i nostri errori interpretativi, non perché loro sbagliassero, ma perché avevano un'ansia di classificare ciò che era difficile da classificare. Cioè, il mestiere del giurista in ogni epoca, ma in quella fase di passaggio in modo particolare, è stato quello di introdurre classificazioni in una situazione particolarmente intricata e molto ricca di sfumature che si perdono in queste classificazioni. Non erano servi. Quando c'era una condizione servile vera, il padrone, per non rinunciare agli introiti di cui abbiamo parlato prima, formariage e mano morta principalmente, definivano l'esistenza di mansi. Manso era l'unità di conduzione delle campagne. L'esistenza di mansi servili, in due parole, cosa vuol dire? Vuol dire che questi mansi, cioè questi appezzamenti, erano marchiati dal fatto di essere stati tradizionalmente coltivati da servi. Se una famiglia di liberi, in cerca di lavoro, bisognosa di lavoro, si rassegnava a coltivare un manso servile, doveva farsi carico dei vincoli dei servi che l'avevano coltivato prima, perché il padrone non aveva nessuna voglia di rinunciare a delle voci importanti delle sue entrate. Erano introiti a cui il padrone non rinunciava, e il libero si assoggettava al formariage e alla mano morta esattamente come se fosse stato servo, e infatti molte delle controversie riguardano questo. E talora i tribunali, i placiti si chiamavano allora, davano ragione al servo. C'erano casi in cui, cioè al non servo, al libero che il padrone cercava di dimostrare essere stato servo da sempre, il servo spesso riusciva a dimostrare che aveva accettato quei vincoli per coltivare quella terra, ma che lui personalmente non era soggetto a quei vincoli. Questo pone il tema piuttosto famoso della fuga dei servi. Qui c'è una certa mobilità in Italia, soprattutto quando nascono i comuni, ma soprattutto per il tema che ci riguarda qui, nascono le grandi manifatture dentro le principali città. Nel Medioevo più maturo, molti contadini che avevano abbandonato le loro terre erano processati non perché servi, ma perché avevano abbandonato. Avevano rotto un contratto, avevano abbandonato una terra che avevano talmente tanto desiderato, che di solito ci tenevano a ottenere un contratto enfiteutico, così si chiamava per l'antico diritto romano, cioè di 29 anni. A 30 anni scattava l'usucapione, quindi i padroni, per essere ben sicuri che nessuno rivendicasse la proprietà della terra, fissavano il termine di 29 anni. E però spesso erano i contadini stessi, i coloni, che cercavano di avere queste terre a censo, cioè in affitto, in forma vitalizia, non soltanto ventinovennale. Quindi proprio loro, che avevano spinto in ogni modo per avere un contratto vitalizio, addirittura ereditario, poi quando si presentava l'opportunità di andare a fare i dipendenti in un'industria tessile della città vicina, scappavano. E allora la fuga veniva perseguita sia nel caso di condizione servile vera e propria, sia in molti casi per rottura di un contratto. E c'è una bella fonte bolognese di metà 200, si chiama Liber Paradisus, che è espressione di una città, Bologna, che in quel momento... Fonti simili si trovano anche per altre città, soprattutto toscane, di una città che ha bisogno di manodopera, ma attenzione, che ha bisogno anche di contadini che rimangano tassabili nelle loro residenze, anzi diventino tassabili, perché sottrarre in sostanza i proventi di tipo signorile ai signori del contado
perché diventino proventi comunali. E questo ha come conseguenza che il Liber Paradisus comincia a imporre, poi bisogna vedere in che misura ha avuto successo, lo scioglimento dei vincoli di dipendenza, di tutti e due i tipi, sia i vincoli di dipendenza, veri e propri vincoli servili, sia quei vincoli di legame alla terra dei contadini liberi, degli ascriptici che ho ricordato prima. È segno di una società che si sta sviluppando e anche indizio di un po' di confusione, quell'area. Mark Bloch insisteva molto sul fatto che quest'area del servaggio medievale comprende condizioni giuridiche personali che, andandole a osservare da vicino, sono piuttosto differenziate l'una dall'altra. Ok, una cosa che mi viene in mente è che comunque c'è una... In che misura spesso, lo dicevo anche all'inizio, in realtà chi poi organizza l'azienda agricola è il contadino, nel caso dell'Egitto il villaggio, la comunità, perché c'è bisogno di uno sforzo collettivo. Lo Stato, la Chiesa, il padrone, il dignitario che ha avuto in dono terre e 150 meret, che siano contadini locali, che siano invece prigionieri di guerra insediati, più che organizzare l'azienda, preleva, cioè fa un prelievo sulla una specie di tassa di fiscalità, se vogliamo. Invece quello di cui voglio parlare adesso è qualcosa che ho menzionato all'inizio, che ha a che fare col prelievo di lavoro, ed è quello che gli egittologi chiamano la corvée, e che probabilmente assomiglia poco a quello che i medievisti chiamano la corvée, però è una parola che è molto molto usata in egittologia, e per varie tipi di situazioni. Allora, intanto esiste una gigantesca mitologia accademica, questa bella ma dai piedi fragili, che risale a uno studioso che ha avuto un momento di grande popolarità, che è Karl Wittfogel, un po' di decenni fa, un marxista, diciamo, diventato poi ferocemente anti-marxista, che formula la teoria della società stagnante, la società o anche del dispotismo idraulico. Cos'è il dispotismo idraulico? Che è una parola che oggi fa sorridere, ma il dispotismo idraulico per Wittfogel è sostanzialmente questo: per gestire una grande pianura alluvionale, è un'agricoltura che si basa sul recedere della piena, cioè i grandi stati nascono intorno a delle pianure che sono inondate e poi la piena recede. Quando la piena recede si pianta. No, questo tipo di agricoltura, secondo Wittfogel, richiede qualcosa che potremmo chiamare un'autorità di bacino, cioè va gestita complessivamente per avere i migliori risultati. Quindi i contadini hanno bisogno dello Stato, che lo Stato deve far sì che l'acqua che è più su non venga bloccata, non arrivi poi alle terre più in basso, che ci sia una distribuzione omogenea delle acque, che vengano scavati grandi canali per portare acqua, eccetera, eccetera. Questa è quindi il ruolo dello Stato, in questo caso lo Stato egiziano. Allora, diciamo subito che questa è quindi la corvée. Allora, questa idea, in pratica, le corvée sono esistite in Egitto, queste grandi corvée idrauliche per creare dighe, eccetera, sono esistite, ma nell'Ottocento, sotto Muhammad Ali, in un regime che si basava su grandi sbarramenti e grandi dighe, le prime grandi opere idrauliche. Allora lì ci sono state queste forme di chiamarle corvée, probabilmente è proprio inesatto, ma una forma di coscrizione
della popolazione, che tra l'altro generarono una resistenza contadina fortissima, perché non c'erano abituati, ed è una cosa che va poi a mettere il prelievo di braccia sull'azienda agricola, azienda familiare, è traumatico per il produttore. Quindi ci furono vere e proprie ribellioni contadine contro queste corvée dell'Ottocento. Prima, no, a quello che studiosi eminenti affermano, non c'è niente del genere. L'Egitto faraonico non aveva affatto bisogno che il faraone gli scavasse il canale. Il canale lo scavava la comunità locale dal fiume andare verso la falesia desertica, insomma, verso i bordi della pianura alluvionale, e richiedeva uno sforzo organizzativo e concertato a livello strettamente locale. Quindi il dispotismo idraulico è una mitologia, un tentativo nobile e visionario di spiegarsi certe cose sugli grandi imperi antichi, che per oggi non va più per la maggiore. E anche questo, quindi la corvée agricola, in questa forma di corvée agricola, non esisteva. Esisteva però, allora questa è una, poi l'altra mitologia, che però, non, ecco, no, questa non la chiamerei mitologia, no, l'altra teoria, questa invece non è ancora, è ancora diciamo, sul tavolo, è quella della corvée per costruire la piramide del faraone. Voi sapete che le piramidi non si costruiscono per tutta la storia egiziana, sono caratteristiche di alcuni periodi. Riferendosi alla grande piramide, se voi leggete anche i libri come Mark Lehner, The Complete Pyramids, che è pure tradotto, questo bel libro che ha fatto sulle piramidi, lui ci dice che la grande piramide è stata costruita con questi turni trimestrali dove le persone si alternano per fare questi grandi lavori costruttivi. Stiamo parlando di, una volta si dice, Erodoto dice 100.000, oggi noi pensiamo che con una ventina di migliaia di persone la grande piramide si poteva costruire. Questo chiaramente il fatto del turno trimestrale mostra comunque un certo riguardo, cioè c'è la coscienza che la corvée è... diciamo, mette in crisi l'economia agricola e quindi c'è questa turnazione. Su alcuni libri leggete che è durante la stagione improduttiva, diciamo la stagione morta agricola. Questo è basato su una lettura sbagliata di Erodoto, che non parla affatto di questo, non c'è nessun niente del genere, eppure è un mito accademico che circola, trovate nei libri di Stadelman, un grosso archeologo. Tranquillamente lui, cioè che lui stesso poi sconfessa, dice però Erodoto dice così, non dice così, comunque dice così, però io ho la prova che non è così, perché ci sono le iscrizioni con le date che mostrano che in realtà anche durante la stagione dei lavori agricoli si continuava a lavorare alla piramide. Quindi è possibile comunque che ci fossero dei prelievi di lavoro, questo non possiamo dimostrare il contrario, né possiamo dimostrare che ci fosse per costruire le piramidi. Sicuramente sappiamo che in un caso la manodopera per la piramide era catturata. Ed è stiamo parlando del decreto di Menfi, Amenemhat II, in cui lui parla delle sue campagne di Siria e ne riporta 1500 errotti, 1554 prigionieri che lui adibisce lui aggiunge la forza lavoro della sua città piramide, la città dove si costruisce il suo grande monumento sepolcale. Ora, le piramidi, queste siamo nel Medio Regno, siamo intorno al 1800, diciamo le piramidi sono molto meno imponenti, si pensa che si stima una forza lavoro di 5.000 lavoratori, in questo caso i prigionieri ne avrebbero coperto un terzo. Quindi, ancora una volta vediamo l'utilità della schiavitù in Egitto, se schiavitù era, perché su questo io penso che la questione per me resta aperta, io non giurerei che ci fosse schiavitù in Egitto, però che comunque il lavoro deportato come minimo ti permette di inserire, ti dà un rendimento immediato, energie immediatamente disponibili che vengono inserite
aggiunte a quelle già esistenti. È questo il grande potenziale di questo tipo di lavoro. E mi fa venire in mente che anche la legge di Caserta a Napoli ha beneficiato a un certo punto del lavoro di 3.000 forzati musulmani catturati nelle guerre. Quindi grandi progetti costruttivi, questo tipo di ragionamento. Però la corvée allora c'era in Egitto. In Egitto c'era comunque la grande preoccupazione che arrivasse qualcuno e facesse fare dei lavori a delle persone che stanno lavorando per te. È una preoccupazione che vediamo spesso. È il documento che più ci illustra che questa era la prassi, è il documento che la nega. Cioè il decreto di esenzione. Esiste una serie di decreti di esenzione, principalmente dell'antico regno, ma non solo, ce ne sono anche per esempio del nuovo regno dei importanti, che dove si dice in sostanza che si fa divieto a qualunque funzionario, anche visir, anche i funzionari più elevati, di usare il personale del tempio, delle terre del tempio per svolgere lavori. E si minacciano a volte punizioni anche piuttosto pesanti, come la deportazione alle cave di granito, non per i visir e per i funzionari, per i quali si minaccia la confisca dei beni. Ed è un testo standard che veniva dato al tempio. Io erigo una fondazione cultuale, per esempio il grande tempio di Abydos di Seti I, ti do delle terre e ti proteggo contro quelle realtà confinanti che potrebbero andare a razzolare in quelli che sono i tuoi io faraone, i tuoi beni, quindi che nessuno osi andare a prendere la gente e portarla altrove per fare. Quindi questo dà l'idea anche di una popolazione un po' alla mercé di rappresentanti dello Stato che a vario titolo vengono e prelevano persone per farsi lavorare le terre. Purtroppo le dinamiche dettagliate di questi non siamo in grado di vedere da vicino, abbiamo soltanto questi sprazzi, diciamo, di informazioni, ma ci danno questo genere di idea. Si tratta di corvée? Questo è, io non lo so se è un prelievo, diciamo, che non è necessariamente sistematico ma occasionale, si possa chiamare corvée, oppure addirittura l'appropriazione di un dipendente che tu ti tieni e non restituisci più. Mi sembra un altro tipo di dinamica, però per averne conferma magari chiedo a Giuseppe Sergi di parlarci un po' di quello che è la corvée, diciamo, nelle parole di chi di questo termine, diciamo, lo mastica davvero. Come si è sentito finora, la servitù medievale riguardava essenzialmente l'agricoltura. Non c'erano servi fra coloro che lavoravano in città ed erano impiegati nelle grandi imprese edilizie, come la costruzione di cattedrali, ad esempio. E qui si deve notare una differenza molto rilevante, perché non c'è manodopera di catturati, o manodopera catturata, come l'hai definita tu prima. Ci sono o liberi, liberi che hanno dei tipi contrattuali particolari nelle campagne, o liberi salariati soprattutto nelle città, oppure servi. Ma nelle città, ad esempio, per imprese che non hanno a che fare con l'agricoltura, non ci sono servi. Alcuni obblighi invece nelle campagne, spesso ritenuti erroneamente servili, non lo erano, e questo è proprio il caso delle corvée. Allora, a quel che ho capito, l'uso del termine corvée per gli egittologi è un uso puramente storiografico, cioè, come hai detto all'inizio, cioè è stato preso il termine perché è ritenuto efficace, perché si riteneva rendesse l'idea dall'epoca in cui questo termine era usato davvero dalle fonti, è stato trasformato in un concetto storiografico che è stato applicato a realtà in cui le fonti invece questo termine non lo usano. Le fonti medievali lo usano invece. È curioso, è molto strano, è un termine strano. Beh, intanto anche qui corvée nasce da
quelle raccolte di consuetudini sono famosissime, quelle del Beauvoisis di cui ho parlato all'inizio, cioè questi francesi che mettevano per scritto consuetudini di diritto prevalentemente orale. Però da cosa deriva? Deriva da corvata, corvaria, che sono termini che si trovano nelle fonti medievali, che sono termini, una curiosa deformazione del termine originario, che è corrogata. Corrogata sarebbe opera corrogata, cioè lavoro richiesto, e richiesto in modo più o meno forzoso. Però non sono una caratteristica dei servi, mi spingo a dire che addirittura le corvée sono chieste molto poco ai servi, perché non, ai servi non c'era bisogno di imporre del lavoro forzoso. Sono dei periodi di lavoro nelle terre che il padrone amministra direttamente, che non ha dato invece a dei coloni, e quindi che cosa sono esattamente per lo più le corvée nei secoli centrali del Medioevo? Sono dei periodi di lavoro, come ho detto, nelle terre del padrone, che sono una quota di pagamento. Il colono che aveva della terra in affitto, per usare termini semplici, pagava in parte con dei quote di prodotto, in parte in moneta e in parte con queste corvée. Cioè pagava in lavoro. Queste sono le corvée del Medioevo, fino a quando esiste la Curtis, l'azienda curtense divisa in due parti, una parte a gestione diretta da parte del padrone e un'altra parte invece affidata a coloni, come ho detto fino a un momento fa. Questo, l'esistenza di questi coloni, per lo più coloni liberi, oppure coloni servi che quindi marchiano, come dicevo prima, delle terre, trasformandole di fatto in mansi servili, ma il funzionamento era identico, incide in parte, volevo ancora parlare di questo, incide in parte su una sorta di mobilità sociale che troviamo nel Medioevo. Nell'alto Medioevo europeo alcuni appartenenti alla famiglia, ma in senso romano, non in senso di sangue, cioè il gruppo di persone intorno al potente, erano in parte assimilabili ai servi domestici. I Longobardi, ad esempio, hanno i gasindi, che sono in pratica come dei clientes romani, non è una condizione servile, tutt'altro, però è una condizione umile. Come lo stesso i primi vassalli, i primi vassi del mondo franco, non sono affatto servi, non esagero così a rovesciare le mitologie sulla loro origine, però erano di condizione modestissima, mentre i vassalli del Medioevo, già carolingio, non soltanto dei secoli centrali, sono dei grandi aristocratici, però all'inizio vassus, l'alto germanico gvas, vuol dire garzone, vuol dire servitore, ma non in senso servile, cioè uno che faceva dei lavori di assistenza al padrone di carattere abbastanza umile. Questa ripartizione di cui ho parlato prima, e quando dico una parte a conduzione diretta e una a conduzione indiretta, vi prego di non immaginare due cerchi, di non immaginare niente di compatto. Ci sono delle terre distribuite nei modi più strani, su villaggi diversi, alcuni dei quali il padrone li gestisce direttamente, attraverso prevalentemente servi. Altri invece, in altri villaggi, anche questi disgregati come i primi, sono affidate a coloni che pagano in quelle tre forme che ho ricordato poco fa: moneta, prodotto e lavoro, cioè corvée. I servi che lavoravano nella parte a gestione indiretta, e cioè i servi cosiddetti casati perché avevano una loro casa che stava in un manso che era stato loro affidato, avevano qualche possibilità di comprarsi l'affrancamento, di comprarsi la libertà, la cosiddetta manomissione, perché avevano quei margini di possibile erosione, quello di cui ho parlato prima, cioè coltivare terre che il padrone non sa che sono state messe a coltura, crede che siano ancora bosco, oppure vendere prodotti al mercato. Le possibilità di ascesa sociale di questi servi casati era questa: comprarsela la libertà in momenti in cui al padrone
serviva del denaro. Quelli che sembrano invece più controllati da vicino sono i servi domestici, i quali sono sì controllati da vicino, non hanno delle terre loro, non hanno una libera iniziativa, non possono fare compiere queste piccole furbizie di cui parlavo prima, però hanno la possibilità di entrare nelle grazie del Signore, di conquistarsi la sua fiducia, per cui in linea di massima la manomissione, cioè la liberazione dei servi domestici, è di solito donata. È un'iniziativa che non costa al servo e che fa piacere al Signore assumere, perché sa che i rapporti tendenzialmente non cambieranno. Molti di questi servi domestici diventano liberi, sono affrancati, non sono più sottoposti ai vincoli di cui ho parlato all'inizio della nostra chiacchierata di oggi, però rimangono, e rimangono con una funzione che è quella di ministeriales, cioè titolari di un ministerium, di un compito. Di solito erano questi ministeriales, spesso di origine servile, che andavano a riscuotere i censi degli altri, quelli che stavano nelle zone a conduzione indiretta. Questo determina un accenno non particolarmente clamoroso, un accenno di quello che i sociologi definiscono ascensore sociale, no? Una qualche mobilità dal basso verso l'alto. Una bella testimonianza di questo genere l'abbiamo in un testo bellissimo che sono i Preloquia di un vescovo di Verona che si chiama Raterio, di origine transalpina ma vescovo di Verona, il quale in un passo celebre anche abbastanza lungo, qui mi limito all'essenziale, dice, do direttamente la traduzione ovviamente, Raterio dice: abbiamo, è un intellettuale oltre che un vescovo, anzi è un grande intellettuale, dice: abbiamo davanti agli occhi il figlio di un prefetto, il cui avo era un giudice, il bisavolo un tribuno o uno sculdascio, cioè un funzionario minore, il trisavolo un semplice militare. Ma chi era? Prosegue questo passo. Ma chi era il padre di quel militare? Un indovino o un pittore? Un servo domestico o un uccellatore? Un pescatore o un vasaio? Un sarto o un allevatore di polli? Un mulattiere o uno stalliere? Insomma, un cavaliere o un contadino? Un servo o un libero? E questo era il punto. No, se si risale indietro, lui illustra in pratica una possibile carriera. Ed è interessante, è una doppia testimonianza, perché da un lato ci testimonia di un aristocratico, e questo non ci stupisce affatto, che auspica assolutamente una società statica. Disapprova il fatto che andando indietro, e io ho usato i termini aulici, che avo, bisavolo, eccetera, ma vuol dire nonno, bisnonno, eccetera, no? Andando indietro trova un'origine che potrebbe addirittura essere servile, orrore. È chiaro che qui ci troviamo di fronte a un grande aristocratico che dà un giudizio pessimo di questa mobilità, però è anche un segnale, ecco la doppia testimonianza, è anche un segnale che questi percorsi avvenivano. E quello che di sicuro è molto documentato è il primo passo, il passaggio da servo domestico a ministerialis libero, che compie delle funzioni per quello che fino a poco prima era stato il suo padrone. Ho notato delle somiglianze e delle differenze importanti, in questione di dettaglio, non nel discorso complessivo. Una è queste terre sparse, che vengono coltivate con diversi regimi da diverse persone. Questo è tipico anche dell'Egitto. Se un militare di carriera, Ahmose, figlio di Ibana, riceve terre in premio per il suo servizio militare, e sono sparse su parecchi chilometri dell'Egitto, e fra l'altro gli vengono dati anche tutti e 19 i prigionieri che lui stesso ha catturato in guerra, cioè quindi stavano lì, loro lì materialmente a accaparrarsi i propri dipendenti tramite il loro valore. Stiamo parlando di un soldato che serve sotto i primi faraoni della diciottesima dinastia, quindi nel XV secolo
avanti Cristo, e questa è un'iscrizione autobiografica della sua tomba a El Kab nell'Egitto meridionale. E quindi questa somiglianza, cioè questa idea, perché anche un'agricoltura molto, molto mutevole, quella recessione dell'inondazione, dove i confini dei campi cambiano, c'è una forte evoluzione geomorfologica, quindi bisogna ristabilire, riassegnare i campi regolarmente, è una situazione un po' particolare. Questa era una somiglianza, una differenza secondo me fondamentale, venuta in mente ascoltando adesso le tue parole, è la non importanza della genealogia, di chi si figlio, diciamo, da parte mia, diciamo, nell'Egitto. Nell'Egitto, almeno sempre ideologicamente, non credo, anche qua credo che ci sia una realtà nascosta che invece racconta una storia diversa, però ufficialmente tu sei quello che sei perché sei bravo, perché sai servire il suo padrone, perché sei un uomo efficiente, uno scriba abile con le sue dita, uno che sa calcolare l'area di un campo di una certa estensione, eccetera, eccetera, eccetera. C'è molto l'enfasi sulla una meritocrazia e c'è molto sul rapporto con l'autorità, ma innanzitutto con la corona e col Dio. Sono le due entità che tu devi accontentare per avere il tuo posto nella società, ma c'è molta poca enfasi, tranne rari alcuni periodi della storia egiziana, sulla genealogia. Quanto invece al Raterio, questa idea, diciamo, questo aborrire l'ascesa sociale della persona di basso rango, non può un egittologo non ricordare un testo che è molto diverso, diciamo, un testo letterario che racconta una situazione completamente immaginaria, anche se si è cercato di situarlo storicamente, ma in realtà va intesa come un'opera di pura letteratura, e sono le Lamentazioni di Ipuhur, dove si racconta una società che crolla, dove niente funziona più, i templi non ricevono più le offerte, e succedono ogni tipo di catastrofe sociale immaginabili, fra cui i poveri sono diventati possessori di ricchezze, e chi non poteva nemmeno procurarsi dei sandali adesso possiede ricchezze. In Egitto sono due parole diverse, però in egiziano. Le schiave femmine sono liberi con la lingua, o serve, se vogliamo, perché abbiamo detto che la questione è aperta. Quindi le serve parlano liberamente e gli dà fastidio la voce della padrona. E poi il servo è diventato possessore di servi. Questo è l'Egitto al contrario, l'Egitto come non dovrebbe mai, essere nelle Lamentazioni di Ipuhur. Quanto invece alle possibilità di ascesa sociale, e con questo, proprio per quello che riguarda la mia parte, io concluderei. Poi lo schiavo, per la sua libertà da legami, si trova paradossalmente a volte in posizioni allo schiavo si aprono delle opportunità di esercitare un potere. Penso ai liberti imperiali, nella Roma all'epoca, non so, da Augusto in poi, insomma. Penso agli eunuchi che facevano il bello e il cattivo tempo in alcuni periodi sotto i mamelucchi a corte. Mi viene in mente anche il fatto che la maggior parte, molti dei colpevoli nella congiura, del papiro della congiura che abbiamo qua, sono stranieri, hanno nomi stranieri. Questi sono tutti coppieri, sono questi coppieri, hanno tutti questi nomi che non egiziani, ma forse è solo una suggestione. E abbiamo comunque un caso particolarmente interessante, che è quello dello schiavo o servo del barbiere di Tutmosi III. Barbiere di Tutmosi III significa un ruolo importante a corte, perché sei vicino alla persona fisica del re. Lui si chiama Sa Bastet e rende la libertà
allo schiavo servo Amenì, che lui stesso ha catturato col suo braccio. Tutmosi III è il periodo delle grandi guerre di conquista, quindi può essere una cosa relativamente comune. Non solo gli rende la libertà, ma lo sposa con suo nipote. Quindi questa vicinanza, tu parlavamo di servi domestici, no? È una posizione che ti può, eccezionalmente in alcune situazioni, può aprirti delle porte. Una delle rare dei rari casi in cui c'è il termine tecnico in egiziano per la liberazione, che è rendere orfano. Rendendolo orfano, lui non è più l'eterno figlio, lo schiavo è il figlio che non cessa mai di essere figlio, ma diventa libero con tutte 10.000 virgolette, perché confrontare il concetto di libero, il nostro concetto con quello di Nemehu, è un'operazione molto complessa, ma ci sono almeno due casi in cui questa liberazione data al servo viene resa con questo termine tecnico, questo Nemehu. E con questo io direi che... Ok, allora abbiamo chiuso, grazie di averci seguito. Non so se ci sono domande. Aspetta che siamo potenti mezzi qui. Testo. Di questi servi agricoltori, ci sono scritti che descrivono magari una fuga, una punizione, sì, perché essendo servi hanno tentato di fuggire? Sicuramente per il Medioevo, penso sì, che... Certo. Sì, per il Medioevo sì, e per l'Egitto? Per l'Egitto sì, ci sono, e sono quelli che conosco io sono del Medio Regno. Cioè sono sempre accenni, sono sempre menzioni, sono quel tipo di testo che sono note di lavoro, che sono chiarissime per chi li ha scritti e per chi li ha letti all'epoca, che per noi sono materia di anni di studio e di litigio fra studiosi. Diciamo, comunque c'è il papiro di Brooklyn, che è un documento importantissimo che parla proprio della fuga di una categoria di cui non ho neanche parlato perché c'è tanta carne da non mettere a cuocere in questo tipo di conferenza. I Hemu Nesu, i servi del re, ecco, forse popolazione rurale, diciamo che appartiene formalmente alla corona e poi viene però distribuita sia in mano privata sia ai templi. Ecco, questi qua si parla della fuga, di fuga di punizione, senza specificare che punizione è. In un caso, credo in un papiro di Lahun, c'è la morte, addirittura, mi sembra di ricordare, però dovrei controllare, c'è una recente edizione dei papiri di Lahun. Quindi anche nei papiri di Lahun è una città, una città dove c'erano questi lavoratori della piramide, che ci ha lasciato una serie di testi che ci forniscono un raro squarcio su delle realtà che normalmente ci sono nascoste, perché ci sono documenti, diciamo, di vita quotidiana. Quindi esiste sicuramente la fuga, esiste la preoccupazione della fuga. Mi viene in mente anche l'accordo fra il trattato fra Ramses II e il re degli Ittiti, di cui abbiamo aggiunta sia la versione cuneiforme che quella egiziana, dove fra l'altro c'è un accordo anti-immigrazione, cioè si mette d'accordo perché l'Egitto non accetti immigrati dall'impero ittita e viceversa, che l'impero ittita non permetta agli egiziani di fuggire. Quindi c'è questa tendenza centrifuga, a volte cercano di scappare e si cerca di prevenirli, portarli indietro, catturarli, a volte vengono puniti. C'è un'altra domanda. Sì. Sia per l'epoca, per l'antico Egitto, sia per l'epoca medioevale, alla realtà. I libri di testo dei vari livelli, dalla scuola elementare alla scuola media superiore, in alcuni casi hanno corretto, in molti altri invece continuano a trasmettere delle semplificazioni che poi riflettono questi stereotipi. Allora,
in che modo e quanto la ricerca accademica, la ricerca degli storici può scardinare un po' questo circolo vizioso, perché poi ci si trova di fronte a adulti che vengono al Museo Egizio e che si stupiscono appunto, sì, no? Quando si dice attenzione, punto interrogativo su moltissimi elementi. Sì. Grazie. Se sapessimo come farlo avremmo dato un senso a 40 anni di lavoro. Dunque, prima parlavo con un mio vecchio amico insegnante del fatto che i manuali per la parte medievale stanno addirittura clamorosamente peggiorando negli ultimi 10 anni. Io dico solo questo, basterebbe che un manuale trasformasse in linguaggio che può arrivare agli studenti ciò che Marc Bloch ha dimostrato in un libro che tutti fanno finta di aver letto, ma molti evidentemente non hanno letto, del 1949. E quindi io non ce l'ho la risposta. Posso dirle questo, che i pochi medievisti che sono stati coinvolti, per lo più giovani, ma non solo giovani, che sono stati coinvolti in imprese editoriali per fare la parte medievale del corso per il triennio, in linea di massima nel giro di pochi anni sono stati espulsi. La loro parte è stata tolta, è stata o costruita in sede redazionale o affidata a un non medievista. Io credo che la spiegazione sia la semplicità, cioè quegli stereotipi sono semplici, mentre ciò che noi proponiamo di sostituire è un po' più complesso, però non è la sola spiegazione. Negli ultimi anni in particolare, di qui il peggioramento, i manuali, e qui non riguarda solo il Medioevo, sono costruiti molto di più in redazione che non da parte di autori. E quindi la situazione è disastrosa, è in corso di peggioramento, non è che ne stiamo faticosamente venendo fuori, addirittura quei lievi miglioramenti di cui parla lei, io non li conosco, cioè conosco forse un manuale che si salva. Io direi che comunque cosa si può fare, uno ci prova. Un modo per l'Egitto potrebbe essere scrivere un libro chiamandolo l'idea dell'Egitto, l'idea d'Egitto, no? Perché, cioè, scrivere comunque un libro che cerchi di aggiornare chi è interessato, anche gli insegnanti, che sono tantissimi che sono interessati e curiosi. Però io vedo, vabbè, poi l'Egitto poi è calamita di stereotipi, ma in una maniera veramente che mi rende affranto proprio, e per cui penso che un ruolo importante del Museo Egizio sia anche di cercare di dare di comunicare un'idea un pochino più sofisticata, diciamo, delle civiltà antiche e dell'Egitto in particolare. Però vorrei dire una cosa che mi sta veramente a cuore, perché io li leggo i manuali scolastici, insomma, mi capita di leggere per motivi di responsabilità familiare, diciamo, di dover, e sull'Egitto non sempre si va malissimo, a volte vedo che comunque ci sono aggiornamenti, leggo che non ci sono schiavi, questo secondo me comunque è un miglioramento rispetto all'idea, diciamo, ci verrebbe dalla Bibbia, diciamo. Quello che non va veramente è come viene trattata proprio la storia biblica. E io sono indignato a leggere che viene trattata come storia il fatto che Giuseppe va in Egitto, che diventa funzionario del faraone, che Mosè porta 4 milioni e mezzo, cioè la popolazione d'Egitto non ci arrivava nemmeno a quella cifra, vengono portati in Egitto e poi li riportano e poi naturalmente il Mar Rosso si separa. Cioè, io è così, se voi prendete i manuali scolastici, è scritto così, cioè la Bibbia viene trattata come un libro storico, questo è molto peggio che parlare di ripetere banalità sui servi della gleba oppure sulla piramide sociale dell'Egitto. E questo, secondo me, bisogna cominciare da lì. La storia biblica va insegnata come storia usando fonti storiografiche. Punto. Sì.
Va bene, allora, grazie a tutti voi. Bene. Sì. Riuscite anche a stare nei tempi abbastanza. Quasi. Si permette, buonasera. Buonasera. È stata interessante la domanda. Buonasera, grazie a voi. Molto interessante. A questo punto, per chiarire la situazione,